Hello, I'm Maria Garcia, a New York-based journalist. We are here today to speak with the Italian filmmakers Vittorio and Paolo Taviani, whose film Caesar Must Die is making its American premiere at the New York Film Festival. The Taviani brothers, who have been making films together for over 50 years, are best known in the United States for their semi-autobiographical movie, The Night of the Shooting Stars, set in Tuscany at the end of World War II. Their 1977 film, Padre Padrone, adopted from a memoir by a Sardinian linguist, is now a classic of Italian cinema. Caesar Must Die is about a group of prisoners in Rome's Rebibbia prison who act in a production of Shakespeare's Julius Caesar. The film will be in theaters in February 2013. Buongiorno, sono Maria Garcia, una giornalista che lavora in New York. Siamo qui oggi durante il New York Film Festival per parlare di Cesare Deve Morire, un film di Paolo e Vittorio Taviani. Giulia Pacetti, chi traduce? Grazie Giulia. E grazie signori. Siamo qua. I'd like to begin to explain to the American audience. Vorrei iniziare a spiegare all'audience americano that these performers, che questi attori, they perform Shakespeare in a southern dialect. In southern dialect. Recitano lo Shakespeare in dialetti del sud. So it not only changes our experience of the play. E quindi non solo cambia la nostra esperienza dell'opera. But I'd like to know whether it has social and political overtones that maybe we could explain. Però vorrei sapere se ne ha anche dei temi sociali e politici che dobbiamo approfondire. Il film, ma un film è sempre veramente una ha una complessità, il cinema, il film che tu fai, dove veramente i sentimenti, le azioni degli uomini veramente presentano vari aspetti, vari volti. Film always is a complex experience that represents many faces and many different individual experiences. Questa esperienza in particolare nasce dal This fatto particular experience is born from the fact che il film, that the film è nato, si svolge is born and dentro un is carcere, in a prison, anzi dentro una sezione del carcere, in a section rather of the prison, di alta sicurezza, of maximum security, che significa delitto, that means crimes, fine pena mai, of long, even life sentences. Camorra, mafia. For Camorra, mafia. Noi sapevamo che in Rebibbia c'era un gruppo. We knew that in the Rebibbia prison there was a group that that acted. Con un regista bravo. With a really good director. Che curava il teatro del carcere. That put on productions in the prison. Abbiamo il caso ha voluto che noi un giorno pomeriggio anzi entrassimo in questo carcere. One afternoon we entered into this prison. E vedessimo che cosa significava per questi delinquenti, mi dispiace dire questa parola. And we saw, we said, let's see, what does working in the theater mean for these delinquents? I'm sorry to use that term. Fare teatro, avvicinarsi veramente a quello che è il significato dell'arte. And getting closer to the true meaning of art. Trovammo che c'era we found that there was in loro il desiderio within them a great desire attraverso l'arte di almeno per pochi through art, ore at least for a few hours essere liberi to, essere to be free to live a different mm-hmm. life to live in a different role. Tutto questo creò in noi una grande emozione. All of this was
moved us very much. Perché sentimmo che questo teatro because we felt non, that this non theater, nasceva dalla gioia ma dal dolore. We felt and we sensed that these theater pieces weren't born of joy but they were born of pain. E siccome noi facciamo film soltanto quando ci raggiunge una grande emozione. And since we only make films when we feel a really strong emotional connection. Uscendo da questa carcere. We left the prison that day. Paolo ed io dicemmo via tutti I nostri vecchi progetti. Paolo and I said away with all of our other projects. E così era Paolo. And Paolo will continue. In questa opera was Dante, right? In questa opera che avete visto c'era Dante, Dante. Vero? No, sì. Yes, Dante. Sì, era Dante, recitavano il Paolo e Francesca. They were performing Paolo and Francesca. Dai, loro dicevano, and they said, diceva, perché era uno, Paolo e Francesca sono all'inferno e anche noi siamo Paolo e Francesca are in hell and we're in hell too. E la loro sofferenza and their suffering and the wind that takes them. Yes. La sofferenza di Paolo e Francesca. The suffering of Paolo and Francesca. L'impossibilità di amarsi. Yes. The impossibility of their love. È quella che noi proviamo. Is the same ogni giorno, as what we feel every day, thinking about our women, who. Alle nostre donne che noi abbiamo molti anni davanti. We have many years ahead of us to serve. In prigione e here in prison. Alcune delle nostre donne se ne sono andate. Some of our women have left us. Ed è un dolore terribile pensare dove saranno, che faranno. What are they doing? Where are they? Altre invece sono rimaste ad aspettarci. Other women have stayed and are waiting for us. E il dolore forse è anche più grande. And that creates an even deeper pain. Perché ci sono molti anni davanti a noi. There are so many years to go. E questa donna deve star via ad aspettare. And this woman has to stay there waiting and waiting and waiting for us. Ed è molto doloroso. And it's very painful. Anche perché poi quando also because incontriamo la nostra donna. Also because when we see our lovers, non possiamo we can't love toccarla, non possiamo her, fare we can't touch l'amore. Her, we can't make love to her. Ecco, e questa è una sofferenza. Causes great suffering. Questi versi lui l'ha letti, so ci ha detto he io led sono these verses, napoletano e vi leggo. He said, I'm Neapolitan and I'll read these verses. Mi incalzi un po' troppo. Ah, scusi. Vabbè, io questi versi, io sono napoletano, quindi io devo leggere questi versi nel mio dialetto, che è la mia lingua. So I have to read these verses in my language, mm-hmm. which is Neapolitan. Okay. Ed ha cominciato a leggere Dante, mm-hmm. un Dante che col dialetto napoletano prendeva dei suoni nuovi anche per noi. And he started reading Dante and he started reading it and we started hearing sounds that were new even for us in this material that we knew so well. Ma lei non ci crederà che lei che conosce Dante ascoltando quest'uomo scoprirebbe aspetti nuovi. You won't believe it, but even if you know Dante very well, right. When you hear it recited with these new sounds, you rediscover it. Let me explain to the American audience, Julia Wright, that Dante is in a classical Italian that we really don't even speak anymore. The standard, the Italian is antiquated almost. And so even when we're reading in Italian that nobody speaks anymore, and then lei dice che è chiaro che Dante è scritto in un italiano antico che non si parla più, quindi sì. Ma quando Benigni legge in Toscana Dante, sì. Riesce a comunicare. Okay. When Benigni reads Dante, then they understand in Tuscany, he succeeds in communicating. Okay. Lui è toscano e legge Dante che era toscano, right. Noi siamo toscani,
We're Tuscan, he's right, Tuscan. Right. Yeah, we're in Neapolitan, my God. Wow. Hanno avuto una, abbiamo avuto quindi questa grande emozione. We felt this great emotion. Abbiamo visto anche gli spettacoli che loro hanno realizzato in carcere, cioè La Tempesta, Amleto e altre, mi pare. We also saw these other productions of Shakespeare that they performed in the prison, including The Tempest and Hamlet and possibly others. Wow. E anche questi sono recitate dai questi carcerati che per lo più sono del sud. And these are also performed in regional dialects by the prisoners who for the most part are from the south of Italy. Sud perché Camorra, Mafia. The Camorra and the Mafia. E quindi sono recitati in siciliano, napoletano, pugliese. Calabrese. So they're acted in Neapolitan and Sicilian, Calabrian and Puglian dialects. E anche in questa occasione abbiamo riscoperto uno Shakespeare, no? Quasi nuovo, cioè noi lo conosciamo bene, ma ce l'hanno fatto tornare vivo. They revived Shakespeare for us by and hearing it recited in these different languages really helped made us rediscover it. E allora abbiamo detto facciamo un film. Questa emozione forte che abbiamo ricevuto. Noi siamo registi, abbiamo un mezzo per comunicarlo che è la macchina da presa, facciamo un film su questa storia, queste storie. So we said we were so moved by it and l'idea che abbiamo avuto, devo dire che ci sembra veramente un'idea giusta, perché perché scegliere Giulio Cesare significa scegliere una storia romana, una storia italiana, una storia che appartiene all'immaginario collettivo italiano. So because this choosing Julius Caesar meant choosing a story that was Italian and Roman, right, and that is also a part of the collective Italian imagination, absolutely, and history. Yeah, chi ricorda una delle scene più grandi di Shakespeare, di Giulio Cesare, è quando Marcantonio si rivolge a Bruto, parla di Bruto e dice: e Bruto è uomo d'onore. Per quattro volte dice questa battuta molto insinuante, molto drammatica, e loro, i nostri carcerati, sono tutti uomini d'onore. Si chiamano uomini d'onore. When Mark Antony speaks to Brutus and says these are men of honor, yes, it's significant because in the Camorra and in the Mafia, amongst themselves, they also call themselves men of honor. So when Mark Antony repeats this line, they are men of honor four times, it has a special meaning. Okay. E quello che avviene nella storia di Cesare, cioè what happens in the story of Caesar, il delitto, meaning la congiura, crime, conspiracy, friendship, tradimento, il potere, betrayal, power, sono tutte pulsioni umane che i nostri carcerati hanno vissuto. They're all human impulses that the prisoners have lived through. Hanno vissuto prima di entrare in carcere e la ragione per cui poi sono entrati in carcere. They've experienced these human states before entering in prison, and they're the reason that they are in prison now. Loro hanno sentito che questo recitare questa tragedia era una maniera anche per buttare fuori da se stessi esperienze vissute. They felt like reciting these roles was also a way of liberating themselves from the experiences they had been through in their own lives. E quindi veramente hanno collaborato con una passione. So they collaborated grande, with such forte, great passion. Drammatica. E quando, per esempio, ci è capitato di girare la sequenza dell'uccisione di Giulio Cesare. When, for example, we shot the sequence of the murder of Julius yes. Caesar. Yes.
il carcere sapeva di questa scena importante, quindi anche nelle altre sezioni c'era silenzio. The whole jail knew about this important scene, so in all the other sections of the jail there was a silence that fell over everyone. Quindi noi come direttori, registi, abbiamo cominciato a dire tu Bruto mettiti qua. So as the directors of the film, started to put all the actors in their positions. We said, Brutus, you stand here. Right. Cesare lì. Caesar, you there. Take your dagger. E poi abbiamo detto loro, ora, and then attenzione, dovete trovare in voi stessi quella forza terribile che porta all'omicidio, che porta a uccidere. Now you have to find within yourself the instinct and the feelings that will make kill and commit homicide. Appena l'abbiamo detto, as soon as the words left our mouths, we bit our lips. E invece no, loro hanno detto. But no, they said to us. Va bene così. It's okay. Noi siamo qua per esprimere veramente quello che ci abbiamo dentro, buttarlo fuori. We're here to express what we have inside of ourselves and to purge ourselves of it. È una specie di liberazione. It's a sort of liberation for us. E infatti, per esempio, c'è nel uno di loro, nel film purtroppo non si vede perché abbiamo tagliato il montaggio, ma c'è una scena. In fact, there's one scene that's not in the film because it was cut in editing, but there was a scene. C'è una scena dove uno di loro scrive alla sua donna. Where one of them writes to his woman. E dice, cara Luisa. And he says, dear Luisa. Tra poco io reciterò. In a short amount of time I'll be on stage. Ti prego, vieni a vedermi. I'm begging you, please come to see me. Perché quando recito. Because when I act. Mi sembra di potermi perdonare. Wow. I feel like I can forgive myself. Wow. Julia, you have to tell them that many Italians here, at least from my generation, my grandmother spoke proprio, but she spoke the Neapolitan dialect. And when I heard, while your mamma parlava il dialetto napoletano, quando io senti chi quando arrivo. The first time I heard when they do their when they were the audition. Auditioned. Oh. The tears started to. Anyway, like many of your movies, Cesare Deve Morire continually mixes fiction and nonfiction. Come tante dei vostri film, Cesare Deve Morire mischia la verità con la fizione. Okay. What I want to know quello che vorrei sapere, is this the way that cinema, I mean, is it the only way to do cinema so that you're really getting at the truth? È l'unica maniera di fare cinema per arrivare alla verità, questa? Ma io credo che come le vie del Signore sono infinite, le vie del cinema sono infinite anche. The way there are many ways to die as there are to make movies. Proprio perché l'umanità è multiforme. But because humanity has many forms. Le personalità sono tante. There are so many personalities in the world. Le realtà sono diverse. There are so many different realities. Però diciamo che tutti i registi migliori nella storia del cinema. All of the best directors in the history of cinema. Hanno cercato di parlare della la loro realtà. Have tried to speak about their own personal reality. Rendendosi conto che realizing at the same time propria personalità esiste in mezzo a una società che that their own personalities exist within society. Che in alcuni casi li condiziona e li opprime. Which in some cases condition and oppress them. In altri casi, and in other cases, Eisenstein, per esempio, li esalta. And in the case of Eisenstein, for example, it exalts him. E determina lo stile del proprio film. And determines the style of his film. Allora, noi abbiamo fatto questo film, non volevamo dimostrare niente. We made this film without needing to prove
anything. Volevamo solo raccontare, come dicevamo prima, questa emozione di questi esseri umani che hanno sbagliato, who made mistakes, che hanno ucciso, who killed, ma che cercano col teatro, con l'arte, who seek through the theater, di tirar fuori parte di del loro dolore, della loro sofferenza, to bring out their part of their pain and their suffering, e per poche ore, and for a few hours, essere esseri normali, to feel and to be normal. C'è una battuta alla fine del film. There's a line at the end of the film. Cassio dice. That Cassio says. Da quando ho conosciuto l'arte, questa cella è diventata una prigione. From the time I discovered art, the questa, cell has questa, become a questa prison. Frase non l'abbiamo inventata noi. This is not a line that we came up with. Ecco, non è che l'abbiamo scritta sulla sceneggiatura. No, noi avevamo incontrato questo carcerato che è condannato, ha già fatto 30 anni. We met this prisoner who had already served 30 years. E allora lui ci ha detto questa cosa. Ed è una delle ragioni anche tra le tante che ci ha spostato. Ci ha posto questi interrogativi. Cioè, allora, abbiamo detto, l'arte è così potente 18. Che è riuscita a colpire quest'uomo, a cambiargli la visione dell'esistenza, a dargli dolore, sofferenza, perché ha capito che esiste tutta una realtà che lui non conosceva e che non gli appartiene, non gli apparterrà perché è condannato a vita, e quindi ha conosciuto l'arte, ma intanto gli sta sfuggendo perché non fa parte della sua esistenza, ma quindi dolore di questa scoperta. Sì. Al tempo stesso pensiamo che ha creato. He's discovered art, but at the same time, it's a fleeting experience for him because he can't capture it, and it's even more painful because he realizes that what he's missed, right? That what he's missed and what he's forfeited. Yeah. E quindi, però noi pensiamo che l'arte, conoscere l'arte, ha creato un'autocoscienza. We think that coming to know art created a self-awareness che aiuterà. Forse a sopravvivere meglio. That will help them to survive this time for them. Quindi dolore e al tempo stesso una nuova forza. So it's painful, but at the same time it gives them new strength. Yeah. E insomma, dice, un film non è premeditato, l'ho detto prima, no? The film is not premeditated. Ecco, forse di premeditato c'è una cosa. Cioè. Maybe there is one thing though that's pretty. La gioia di poter comunicare che la potenza dell'arte e la potenza di Shakespeare. The joy of communicating and the power of art and the power of Shakespeare. The use of black and white. L'uso del bianco e nero. It lent a harshness to this bleak prison. Ha dato un aspetto grezzo a questo prigione un po' triste. But the sharp contrast of black and white, i contrasti del bianco e nero, also brought this incredible drama. Porta anche questo sensazione di dramma incredibile. I was reminded of Orson Welles' Othello. Di Othello di Orson Welles. Yeah. Il bianco e nero, allora c'è una ragione molto semplice. Due ragioni, una è molto semplice. There are two reasons. One is very simple. Che il pubblico doveva capire che questa storia ora era avvenuta sei mesi prima. The public, you know, needs to understand through the cinematic device that what's happening in black and white occurred 6 months prior. Ma questa è una ragione. But this is more of a tactical reason. La ragione vera the real reason. Noi pensiamo
che oggi we think that today bianco e nero sia una forza espressiva irrealistica, that black and white is an expressive force that's irrealistic, naturalistico. Una forza espressiva irrealistica. It's an expressive force that's irrealistic. Mentre il colore ormai è diventato naturalistico. Today is naturalistic. Cioè ormai il pubblico è abituato soltanto a colore. The public is used to seeing everything in color. Molti anni fa il cinema era bianco e nero e allora il pubblico identificava il bianco e nero. Many years ago all cinema was in black and white. Ma oggi no. The public identified black and white as being naturalistic, but that's not that way today. Per questa storia drammatica, scegliere bianco e nero significava provocare veramente, fare violenza espressiva al pubblico. Choosing black and white for this very dramatic story was a way to sort of express violence with the public that's watching. È un mondo di tragedia in bianco e nero. A world of tragedy in black and white. Dentro quegli spazi terribili che sono gli spazi del carcere. Inside those terrible spaces that are the spaces within the prison itself. Con dei personaggi tragici che sono gli detenuti. Which with the tragic figures who are the prisoners. Che evocano i fantasmi di altri personaggi tragici di allora. Who are evoking the ghosts of other tragic figures that lived 2,000 years ago. La tragedia di 2,000 anni fa si sposa con la tragedia di oggi. The tragedy of 2,000 years ago is married with tragedy of today. E il bianco e nero dà quasi la sensazione di un cinema dell'assurdo. And the black and white gives almost the feeling of a cinema of the absurd. Okay, how interesting. They have this relationship, this very strong family bond, plus they're constantly working together. Mm-hmm. And in their films, they have this perfect mix of like magic realism and absolute harsh documentary reality. And so I wonder if you're working together and you're living together, how does that add to the fact that they are artists known for that ability to mix those two things together? Like, cioè, praticamente art. La domanda è questa: il fatto che voi siete fratelli, che condividete una vita al di là del rapporto professionale, però sì, avete un legame che va oltre, legame di sangue. È questo legame che vi aiuta a sposare questo realismo magico e il duro documentario? No, mistero. It's a mystery. It's a mystery. No, non lo sappiamo, non vogliamo saperlo. We don't want to know. It's a mystery. La più stupita era nostra madre. Our mother was the most surprised. Che diceva: io sono felice. She said, voi due fratelli lavoriate insieme. I'm so glad that you two brothers are working together and making movies together. Ma io vi conosco. But I know the two of you. Vi conosco molto bene. And I know you very well. Mi domando, ma come fanno? È impossibile. I'm asking myself, how are they going to do it? It's going to be impossible. Perché siete diversi uno dall'altro. Because you're so different. Ma come fate? Non lo so spiegare. I don't know how to explain. Allora, non lo sa spiegare la madre, non lo sappiamo spiegare neanche. Our mother didn't know how to explain it, and we don't know how to explain it. È un caso che ci è capitato. Happened by chance. Che però diciamo che abbiamo un precedente importante. But there's an important precedent here. I fratelli Lumière. The Lumière brothers. Che hanno inventato il cinema. Okay. Hanno inventato il cinema e adesso c'è un'epidemia. And now there's an epidemic of sibling directors. In tutti i paesi del mondo ci sono dei fratelli, tutte le sorelle che fanno dei film insieme. Brothers and sisters who are making e questo movies è possibile together. Perché questo mestiere
è un mestiere in cui and this is possible because this is a per creare profession. Un film c'è bisogno dell'apporto di tante creatività which requires the creativity of many people. Ecco. E quindi che siano varie forze che due fratelli portano le loro forze a two brothers bring each bring their own sarebbe strength. Sarebbe più difficile nella musica per it would be much more difficult in music. Nella pittura ci sono stati i fratelli Carracci ma painting sì ma so è difficile nella pittura è più legata all'apporto di una sola creatività. Difficult. Il cinema invece siamo in tanti attori, musicisti, costumisti, actors, costume designers, collaborano a creare e allora può esserci come capo a dirigere non solo uno ma anche due che portano due creatività. So, as in the role of director, there can be that's why in cinema there can be not just one director but two. Right.